quale motivo ha deciso di far intraprendere questo percorso allo Zanelli? Allora, innanzitutto per dare concretezza a quello che noi scriviamo nel piano dell'offerta formativa, no? Le cui finalità parlano di esercizio della cittadinanza consapevole, si parla di cura, lo sviluppo della persona umana. Quando parlo di concretezza, e voi ragazzi lo sapete bene, significa partecipazione, vostra partecipazione attiva agli interi progetti. Quando lo si può fare? Lo si può fare quando l'offerta che ci viene dal territorio è un'offerta curata. È un'offerta professionalmente molto alta e quindi mi riferisco a quest'ultima esperienza che abbiamo fatto insieme, noi contro le mafie, curata da Antonio Nicaso, che abbiamo imparato a conoscere anche personalmente, oltre a essere uno dei massimi conoscitori della criminalità organizzata al mondo, è curata soprattutto dalla dottoressa Rosa Frammartino, che non ci ha mai lasciato in questi 5 anni di permanenza del progetto all'interno dello Zanelli, mai lasciati soli. Prof, che cambiamenti possiamo notare, no? Da quando ho iniziato lo Zanelli questo progetto della legalità? Cioè, che cambiamenti lei ha avvertito nei suoi studenti o nelle classi? Allora, i miei studenti hanno recepito in positivo il messaggio proposto, ma perché? Perché i bisogni degli studenti, degli adolescenti di oggi, appunto come dicevo prima, è il protagonismo, è la partecipazione, è il dare concretezza alle nostre parole, no? Al nostro messaggio. Quindi i miei studenti continuano nell'arco di questi ormai 5 anni a reagire positivamente. Loro ci sono e ci sono sempre, lo sapete. Io vi invito a partecipare ormai con la consapevolezza di avervi vicino. Di avervi vicino poi soprattutto come parte attiva, non parte passiva. È vero, vi propongo le cose e voi andate. Ci sono stati anche dei cambiamenti tra gli adulti, un po' più faticosi, nel senso che all'inizio abbiamo faticato a far arrivare l'importanza in realtà di questo progetto, ma anche proprio l'importanza di attuarlo all'interno delle classi in senso anche trasversale, in una realtà chiaramente che è di tipo di approccio scientifico. Oggi posso dire di avere a fianco anche dei colleghi che credono nel nostro percorso. Rosaria Cascio ci ha appena detto che insegnare significa lasciare il segno. Lei sta lasciando il segno in noi, e il padre ha lasciato il segno in Rosaria, ma chi ha lasciato il segno in lei per intraprendere questo percorso? Allora, potrei dire chi non ha lasciato il segno in me. Cioè, se io mi vado anni ormai dietro, nella mia adolescenza, in realtà la mia realtà scolastica è una realtà soprattutto molto scolarizzata. I miei insegnanti mi elargivano la loro cultura, ma si fermavano lì. E allora ho fatto un po' come un autodidatta, no? Quando ho avuto l'età per poterlo fare, quindi università e quindi anche esperienza appunto professionalizzante, ho innanzitutto avuto come l'obiettivo di dare ai miei ragazzi quello che io non avevo avuto, prima, però, molto prima.